ancora tanta apprensione, ma nessuna novità sostanziale nelle ricerche dei quattro dispersi sul Monte Velino, uomini e mezzi mobilitati, anche tanti volontari, però non si è ancora riusciti a trovare tracce significative dei quattro. Sul posto per noi c'è il collega Luca Pompei, con il quale mi collego appunto in diretta. Luca, buongiorno. Allora, come stanno andando le cose? So che avete problemi di linea, vediamo se riusciamo comunque a comunicare. Sì, Marina, siamo qui al campo base di Forme a Massa d'Albe e intanto il racconto della giornata. C'è stato un problema con l'Ericsson S64 che sarebbe dovuto arrivare da Roma per caricare il battipizza a Ovindoli, problemi di manutenzione per l'Ericsson che dunque è con 2 ore di ritardo da nella tabella di marcia. Intanto questa mattina i gruppi cinofili hanno continuato ad effettuare le ricerche, mentre un elicottero dei carabinieri forestali ha agganciato l'antenna Repon, potente sonar a cui facevi riferimento tu nel presentare la notizia. Sono stati già fatti sondaggi con questa potentissima antenna che riesce ad arrivare molto in profondità e a individuare oggetti metallici per la possibilità, insomma, di rintracciare, non so, degli oggetti metallici in tasca ai giubbotti dei dispersi o quant'altro. Anche perché, lo diciamo, la valanga ha costituito un fronte che va dai 9 ai 12 metri di profondità e quindi questo sonar è assolutamente fondamentale per rintracciare i quattro dispersi. Precisazioni sulle notizie diffuse nei giorni scorsi: è stato smentito categoricamente l'individuazione di un segnale di un telefonino, non c'è stata nessuna individuazione di segnale di telefonini. Le uniche tracce che stanno concentrando i soccorsi in questa valle, Valle Maielama, sono le macchine ritrovate poco distanti dalla valanga e le tracce, le orme che si sono bloccate proprio all'inizio della valanga. È fondamentale, Marina, l'intervento del battipista, perché certo con i soccorritori che stanno effettuando i sondaggi andrà a battere appunto il manto nevoso per abbassare la profondità e via via che il battipista passa i sondaggi e così via di seguito. Operazione molto particolare e molto complicata, immaginerai che ha bisogno di un tempo. Dicevamo quindi battipista fondamentale per risolvere questa situazione che va avanti ormai da 7 giorni qui a Valle Maielama, e si attendono novità da questo punto di vista, così come si attendono importanti novità dall'antenna Recco, il sonar potentissimo che è già stato in quota diverse volte e sta raccogliendo dati che potrebbero essere utili da questo punto di vista. So che c'è stato il presidente Marsilio anche. Sì, Marsilio quasi ogni giorno sta venendo qui al campo base di Forme per le vediamo infatti. Sì, per seguire le operazioni di soccorso. Marsilio ha dichiarato: non è mai successo in Abruzzo una situazione del genere, un caso di emergenza simile. Potentissimo elicottero, l'Ericsson caricherà ad Ovindoli il battipista, si tratta di un'operazione eccezionale da questo punto di vista che in Abruzzo non si era mai verificato. Marsilio ha anche detto: siamo vicino ai familiari, non perdiamo le speranze e le ricerche proseguiranno fino a quando non ci saranno risultati significativi.